Buongiorno, bentrovati. Buon giovedì 10 novembre, ultima settimana dell'anno liturgico. Oggi la Chiesa ricorda San Leone Magno. Nato in Toscana, salì sulla cattedra di Pietro nel 440. Erano anni molto difficili, le invasioni barbariche avevano devastato la città di Roma ed egli da Papa si impegnò molto per risollevare la popolazione, per aiutarla in tutte le sue difficoltà, per ricostruire le chiese, per mantenere salda e integra la fede cattolica, scossa in quell'epoca da molte eresie e da molti dibattiti, soprattutto in Oriente. La sua lettera a Flaviano è un'esposizione mirabile della fede in Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio. Fu un Papa che espose in maniera chiara e precisa il primato della sede apostolica e difese l'unità della Chiesa. A causa della sua grande carità pastorale e della sua profonda teologia, fu definito grande dai suoi contemporanei ed è ancora chiamato così, San Leone Magno. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chi ha, a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. La parabola dei talenti, che leggiamo nel capitolo 25 di Matteo, quindi al termine del discorso escatologico, è insieme alla parabola delle 10 vergini e insieme alla parabola delle vergini stolte, delle vergini sagge e insieme alla parabola del giudizio universale, una parabola che ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità. Dio ci ha dato dei talenti. Il talento era una quantità importante di denaro, tanti soldi, ma chiaramente nella parabola il talento diventa poi, e anche nell'interpretazione comune, nel linguaggio comune, diventa in generale il dono di Dio. Che uso facciamo dei doni di Dio? Come rispondiamo? Come usiamo dei suoi doni? Chiediamo la grazia di darne sempre bene, per non essere giudicati come servi malvagi, ma per avere parte alla gioia di Dio. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.